Eh sì, i problemi agli occhi possono essere molto complicati. Ho a che fare con questi problemi tutti i giorni. Eppure, anche per chi come me li conosce, li studia e li cura da una vita, un confronto può essere molto utile. Magari con un collega preparato. Meglio se simpatico. Ancora meglio se davanti a un boccone. Questo è Ascolta e vedrai, il podcast dell'oculista italiano, dedicato al benessere della vista, per imparare a conoscere e proteggere i nostri occhi. Dopo una mattinata passata tutta tra i pazienti, oggi sono riuscita a ritagliarmi una piccola pausa per uno spuntino. Al bar mi raggiunge l'amico e collega dottor Micheli. Chiacchieriamo del più e del meno, finché mi espone un caso. Una sua paziente da mesi soffre di fastidio alla luce, bruciore e lacrimazione degli occhi. Purtroppo sono sintomi molto frequenti. Si tratta di un'infiammazione oculare, condizione presente in moltissime patologie oculari che colpiscono sia il segmento anteriore dell'occhio, sia quello posteriore. Un aspetto che senza la guida dello specialista può anche generare rischi di cronicizzazione. Il collega mi conferma che i sintomi della paziente sono quelli classici, per così dire. Alla fotofobia e agli altri sintomi se ne aggiunge un altro, anche questo piuttosto comune. «Ha detto proprio così», mi fa Micheli. «Ho la sabbia negli occhi». Può capitare. Senza entrare troppo nel tecnico, è chiaro che la paziente ha un problema. A questo punto ho fatto quello che si fa talvolta tra colleghi. Ci si confronta. E ho chiesto a Micheli: «Tu che terapia le stai facendo seguire?» «Farmaci light», mi dice lui. Si tratta di un tipo di cura che mira a rispettare al massimo i delicati equilibri dell'occhio. Ed è importante sottolineare che nel contrastare l'infiammazione, il successo della terapia è basilare, insieme a un altro aspetto fondamentale, il benessere visivo e il rispetto della superficie oculare. I corticosteroidi di superficie, ad esempio, svolgono esattamente queste funzioni. Poi sia chiaro, tutto dipende dalle patologie e dalle situazioni. Per le patologie più complesse ci sono nuove combinazioni di farmaci e nuove modalità di somministrazione. Per la congiuntivite, ad esempio, si ragiona sulla combinazione di particolari antibiotici e farmaci steroidei, terapia efficace non solo in caso di congiuntivite, ma anche nel prevenire l'insorgenza dell'infiammazione oculare dopo un intervento di cataratta. Insomma, le ipotesi sono tante e si fanno grandi progressi, per fortuna. A tal proposito, il dottor Micheli, ancora alle prese col suo sandwich vegano, mi dice: «Hai cominciato ad utilizzare i prodotti in gel? Li trovo fantastici!» No, naturalmente non parla di un gel per capelli. Si riferisce ad un nuovo tipo di gel oculare senza conservanti, che secondo gli ultimi studi viene trattenuto più a lungo sulla superficie dell'occhio. «Certo», mi dice, «se la signora dell'infiammazione mi avesse contattato prima invece di cercare su internet...» Lo capisco al volo. Purtroppo oggi tanta gente continua a cercare notizie in rete, come se da lì potesse tirar fuori la soluzione magica. Comprendo la curiosità, ma per favore, quando si tratta della tua salute, rivolgiti sempre e soltanto ad uno specialista. Lascia perdere i motori di ricerca quando è in gioco un bene prezioso come i tuoi occhi. Ah, a proposito di cose preziose, c'è il fattore tempo. Perché ridursi sempre all'ultimo momento? Certo, andare dal medico può non essere la cosa più divertente del mondo, ammettiamolo. Ma i controlli, lo screening, la prevenzione sono la cosa più importante in assoluto, soprattutto se si assumono farmaci come i cortisonici. Per questo, per favore, prevenzione, prevenzione, prevenzione. La mia pausa pranzo è volata. E anche la mia chiacchierata col dottor Micheli. Tu non allontanarti troppo. Nel prossimo episodio parleremo di una brutta bestiaccia che purtroppo colpisce moltissime persone. Ascolta e vedrai è il podcast dell'oculista italiano.
dedicato al benessere della vista, per imparare a conoscere e proteggere i nostri occhi. Se desideri avere altri approfondimenti e aggiornamenti, puoi visitare il nostro sito oculistaitaliano.it.